Stavo guardando qual è al centro, stupido. Umano. Non ha detto stupido umano. Allora, Anna, tu hai iniziato, siamo pronti? Certamente, guarda un po', Feri, vieni, fai vedere la tua mercanzia. Che cringe, cosa stanno facendo? Guardami, non volo, perché non volo? Oddio, ho rotto la tastiera. Come? La mercanzia? Un'altra volta ti faccio vedere qualcos'altro con la mercanzia. No, comunque, lasciamo stare. Io comunque non ho accettato fare questo video per questo, eh. Cioè. Lo so. Che te devo dire? Ci mettiamo anche noi. Ho deciso coda, che ogni Alex, video avrà un tema fisico, tipo la scorsa, la coda da sirena. Senza. Basta. Allora, basta. Senti, sto registrando anch'io, devo parlare bene. Anch'io. Va bene. Allora. Hai dato il centro. Stai. Ah, oh, mannaggia. Tre era ore qui. Per far quel era centro, qui, non era qui. Non no, era lì, era non qua. Era qui. A posto. Allora, in oggi realtà si non è neanche quello perché mi questo fai è fai spiegare a me perché tu non sai fare nulla. Allora, oggi faremo la casa sull'albero. Porca dei maschi miseria. Contro la casa sull'albero delle femminucce. Hai ragione. Adesso ve ne andate via perché noi dobbiamo iniziare a costruire, che dobbiamo fare un'opera d'arte. No, ciao. No, e ti vogliamo bene. Ciao. E faremo aspetta. Ecco così. Via. Aspetta. Anna. Ciao. No, ho sbagliato, aspetta. Anna, te ne vai via. Ho sbagliato. Vattene. No, aspetta. No, no. Stavo facendo un cuoricino. Porca miseria. E niente, via. Ma che fai? Stavo facendo un cuoricino. Tre quarti d'ora dobbiamo aspettare che tu fai il cuoricino. No. E adesso devo aspettare altri tre Vattene, quarti perché devo prendere le mie cose. Porca miseria. Cioè, ma ciao. Pronto? Pronto? Niente, pronto. Ciao. Ok. Ci ha spostato, si è arrabbiato. Dimmi un po'. Allora, dunque, nello scorso episodio io ho lavorato con Catorgina, non so se la conosci. No. È stato un lavoro molto interessante. Mi sei mancata. Allora. No. Dunque, avevi in mente innanzitutto, ti piacciono le case sull'albero? Sì. Ok, perfetto, perché piacciono un sacco anche a me. E ho pensato di fare una cosa. Visto che siamo in due, siamo due bellissime fattine con le nostre luci magichissime e cose del genere, ho pensato che la nostra casa non dovesse essere una sola casa, ma tante piccole casette. Oh mamma mia, sempre complicato. Aspetta, l'altra volta mi hai detto di dirti no. No. Aspetta, non è così terribile. Allora, ho pensato di utilizzare gli alberi della giungla. Perché okay. Sì. Aspetta. Ma perché sono invertiti? Cioè, come ok, nel invertiti? Mio Minecraft, l'albero della giungla si chiama Dark Oak e il Dark Oak si chiama albero della giungla. Vabbè, fa niente. Allora, quello che ho pensato di fare è questo. Allora, vediamo innanzitutto se cosa crescerà da questo coso. No, niente. Niente. No, no. L'erba! Perché non cresce? Aspetta. Mi sa che veramente... Aspetta, vediamo. No, allora è veramente... ma che è successo? 4, si è rotto tutto. Ok, allora, questo... Che caspita è sta bestia? È un albero della... E che piccolino, mi sembra un po' piccino. Appunto, è piccolino. Allora, senti, facciamo questa bella cosa. Ti ricordi lo scorso video che abbiamo fatto con la bellissima foresta? Qua mi sono bucata pure l'anima. Quella bellissima foresta fatta di tanti alberelli. Sì. Useremo questi, ok? E faremo praticamente come casa sull'albero. Non ti preoccupare, non è una cosa troppo tragica. Faremo praticamente un tipo un quartiere sull'albero. Beh, no, non è una cosa tragica. No, non è una cosa tragica. Ne faremo giusto quattro, ok? Giusto quattro. Tutti collegati da ponticelli. E ognuna avrà la sua stanzetta su un albero. Aspetta, ti aiuto. Facciamo così. Metti il pianticello, ok? Ecco. Stavo qua cercando la bone. Ok, ci siamo. In teoria dovrebbe andare abbastanza bene. Guarda quanto è bello quest'albero. È molto pittoresco, mi piace un sacco. Allora, dunque, noi abbiamo fatto la base. Ovviamente adesso ci serviranno le foglioline per rendere le case sull'albero molto più case sull'albero. Intanto quelli stanno a fare un albero finto. Feri, cioè io vorrei dire, no? Ma andiamo sopra a far notare questa cosa. Dai, vieni. Sì. Allora, qua è molto facile fare una casa sull'albero. Ci vuole del legno e delle foglie. Brava. Io vedo solo legno. Ma da noi stai dicendo. Che schifezza è? Cos'è sta roba? Scusa, non ho capito niente.
Come vi permette? Cioè, a parte che Anna, dopo il disastro che hai combinato prima, che hai rovinato tutto con il tuo cuoricino che volevi fare, cioè tre ore per volevo provare a fare volevo portare un po' d'amore. E poi non era un cuoricino, era un culicino, perché non lo so. Non vabbè, ti permettere, sai, era un cuoricino molto amorevole. Era un cuoricino molto orribile. Comunque vada, noi qui stiamo andando bene, stiamo facendo un ottimo alberello che deve essere molto fantasioso. E quindi, siccome deve essere fantasioso, abbiamo deciso di fare un fungo. Va bene, okay. Un fungo. No, è un albero, però è un fungo. No, perché e se potevo fare votare anche un fungo, avrei fatto una casa fungo, questo. Beh, non è l'unico ad avere dei problemi qua dentro, fidati. Senti, ne vedo un altro paio che ne hanno di problemi. Sì, vabbè, non sono ciao, tui. Voi e il vostro stura lavandini. Paio, ciao, ciao. Anna è lui. Pronto? Allora, quello è uno stura lavandini con la ventosa verde, comunque, sì, Feria. Io, ok, allora, dunque, abbiamo fatto il nostro piano, adesso dobbiamo fare il pavimento. Allora, io ho pensato, siccome il pavimento, cioè, dobbiamo usare le foglie per fare le mura, dobbiamo fare il pavimento fatto di legno, perché altrimenti le nostre foglioline cadono tutte quante, sarebbe molto brutto. Quindi mettiamo 162.1, vediamo un po', 162.1. Ok, questo pavimento così dovrebbe andare meglio, in modo che... Porca miseria, c'è la miseria, ciao. Allora, le ali funzionano? Sì, assolutamente. Funzionano perfettamente. Allora, io sto facendo il pavimento in modo che poi potremo lavorare in grazia del Signore. Ok, così. Ecco, più o meno. Aspetta, qua allarghiamo un pochetto perché vedo già le foglie che stanno cercando di abbandonare la nave, dicendo: no, io qui non ci voglio stare. Però, oltretutto io ho notato che loro non stanno più dicendo oggi abbiamo vinto noi, oggi è... Perché è probabilmente sta andando meglio per noi, quindi continuiamo a mantenere questo ottimo risultatino. Allora, Feri, dunque, abbiamo fatto bene o male? Io volevo collegare un pochetto, aspetta. Vediamo un po' se ci sono delle scale legnose. Sì, ce le abbiamo, le useremo di... Così. Boh, quelle più chiare che abbiamo, perché questa roba è tutta molto scura. Cioè faremo tipo così, no? Per collegare un pochino. Che ne dici? Ah sì, dai, almeno stacca un po' anche dal esatto colore. Allora io faccio le scalette, tu intanto devi fare questo lavoro che sarà molto brutto. Ecco. Ecco, perché tanto lo sai che funziona così, qualcuno lo deve fare, insomma lo faremo insieme. Bisogna creare le mura. In Eccoli. Realtà, io le mura le potrei fare da sola, lo sai? Con la magia. Io ci provo. Allora, proviamo così. Provo a mettermi qua. Questo che blocco è? 161.1, proviamo così. Beh, è troppo piccola. Facciamo più grande, allora. Facciamo più grande, faremo così, da qui. E farò tipo 4. Che dici? Ok. Funziona meglio? Come però, aspetta, qua ci mettiamo questo. Ok, inizia a spargere un po' di legno. Io intanto faccio le altre. Così, qui è da buttare giù perché c'è la scala. Poi ne farò un'altra qui. No, così. Aspettate, non andatevene. Non ti preoccupare, tu allora inizia solamente a rimpiazzare. Dopodiché, piano piano, noi sistemeremo tutto quanto. Però, cioè, adesso giusto per capire come caspita fare queste palle di fieno e alberi. Mamma mia, palle di fieno. Quanti alberi. Ok, è molto fogliasca la situazione qua. Fogliesca, non fogliasca. Fogliosa. Mamma mia, troppe foglie. Feri, quante foglie? Parecchi oggi. Ho fatto più troppo. Oh volta. No, ok, ho fatto dannissimo. Però non ti preoccupare, allora faremo così. Metteremo qua le nostre strutture. Praticamente farò. Te lo suggerisco anche a te di fare dei pilastri proprio agli angoli, in modo che in teoria le foglie così dovrebbero reggere. Ok. Vediamo un po' se la situazione migliora. E poi magari di fare sul tetto, non lo so, altre foglie. Mamma mia, Feri, che caspita ho fatto. Niente. E niente, io te l'avevo detto. Io speravo che reggesse, ma non regge neanche il tubero. Allora, niente, facciamo... Vero. Ok, ho un'idea. Molto più facile. Allora, faremo così. Il tetto, la parte in alto, sarà fatta di legno. Poi okay. Metteremo una piccola finestrella, però la cornice sarà fatta di legno, in modo che, verrà più bello, no? Vero che verrà bello, Feri? Speriamo! No, allora, no. Io ho notato una cosa, che tu inizi ad assecondare la mia... Ho un'idea gigantropica!
Ti faccio vedere, dimmi. Guarda, per dare questa soluzione. Allora, facciamo così. 162,1. Toh. Ecco. Così col cavolo che crolli, infame, te, porca miseria, non crollerà mai più, te lo dico io. Toh. Ecco qui. E poi l'ultima dov'era? Ecco di qua. Permesso, facciamo così. Bam! Oh, adesso sì. Adesso non dovrebbe più crollare, però bisogna fare comunque il sentierino per andare da un piano all'altro. Esatto, anche perché io come entro? Ok, quello bisogna posso fare una domanda? Perché pronto, voi salve! Voi siete venute a dire alla nostra casa, ma... Certo. Qua si sta preannunciando una sconfitta epica. Anna, è Natale che devi costruire delle palle di arbusti? Perché sono quello case. Stai fa... Sono case. Sto facendo la casa! Ma... Cosa? Non sei, cioè, dove sarebbe la casa qui? Ma tu aspetta! Tu aspetta, noi ci stiamo lavorando! C'è tanto da lavorare, fidati, perché voi ma avete veramente detto... noi abbiamo finito! Ma... Dobbiamo solo arredare! Ok! C'è? Ma a parte che anche noi dobbiamo arredare, però fidati che insomma, cioè, magari c'era qualcosa da fare di meglio lì dentro. Dovevate concentrarvi forse meno sulle ali da fattine del cacchio, da polletti e magari allora, di più, innanzitutto io qui sento un'ondata pazzesca di invidia. Perché so che voi vorreste delle alucce come le nostre. Sì, hai detto sconfitta epica per voi, ovvio. Soprattutto Alex, sì, brava certo, Feri, sì, madonna sì, Feri. Sì, il dissing di Feri, certo, come no. Mamma mia come brucia. Vabbè, vedremo, perché noi siamo convinti che la nostra vincerà e stravincerà. Però, dai, vi lasciamo arredare. Magari riuscite a fare qualcosa di sorprendente sull'interno. Ne avete bisogno, perché da ma fuori che simpatia, non è che guarda. Sembra molto bello. Vabbè, allora, ce ne andiamo. Ciao, sì, sciacquatevi per cortesia, ok? Cioè, ma io sono veramente allibita e senza parole. Io veramente, cioè, gli brucia tanto, Gli brucia tantissimo. Allora, Feri, io intanto tu stai riuscendo a fare quello che dobbiamo fare? Allora, io sto cercando una via d'entrata, perché bisognerà entrare. Allora, io infatti stavo pensando a come fare l'ingresso e dunque... Ci sto riflettendo, un secondo. Ho capito come fare. Okay. Allora, faremo un tunnel, ok. Tu stai dicendo Anna. Basta con queste idee bislacche. Senti, per favore. Sai che ti dico? E io arredo. Ok, io faccio il tunnel. Porca miseria. Però mi interessa la tua idea, quindi voglio che me la spieghi. Allora, voglio fare questa cosa. Praticamente ci sarà questo bellissimo tunnel alberoso. Ok. Attraverso cui si entrerà. E sarà veramente molto bello, perché ci sarà questo tunnel con le scale tutte alberose, bellissime. Poi ovviamente metteremo della glowstone, delle luci meravigliose, cose del genere. Okay. Però adesso un attimo che faccio la scala, così, cioè, ti do... Com'è? Qua? Dov'è l'ingresso? Aspetta. Bene. Sto cercando di... Ok, allora, dovrei entrare da qui. Quindi metteremo... Allora, innanzitutto vattene via tu, buco, brutto. Ecco, faremo così. Allora, le scale saranno così... E sarà bellissimo, Feri, io te lo prometto, perché veramente sei a secondi tutte le mie follie. Ma perché mi piacciono le tue follie? Perché hai e quindi meriti di essere soddisfatta nella... Ma porca miseria, non ce la posso fare. E poi parte così. Cosa sto facendo? Lo so. Allora, è che Lion ogni volta viene e mi scoraggia, perché dice: ma no, c'è questo schifo. Mi. Ma lo fa apposta perché è invidioso, non capisci? Lo so, cioè, che è invidioso, è lo tutta so. Invidia. Allora, io adesso sto facendo quest'arco di foglie, che io non lo so se reggerà. Però una domanda, tu volevi fare? Sì. Allora, piccoli appartamenti o una casa intera? Perché io sto facendo tipo la camera da letto in un buco, cioè in un posto. Va qua. Benissimo, no, volevo fare proprio così, che okay. Praticamente la casa è fatta in vari pezzi. Perfetto, come stanze, ok. Sì, come stanze, esatto, anche perché sennò non ce ne usciamo più. Detto proprio sinceramente, sennò non ce ne usciamo più. Preferisci allora, legno chiaro o legno scuro? Visto che la struttura è fatta tutta in legno abbastanza scuro, penso che il legno chiaro potrebbe essere una buona soluzione. Anche perché sennò qui... Ce l'avevo già nell'inventario allora. Perfetto. Perché altrimenti sennò qua viene una situazione molto depressa e non ci piace. Qua deve essere tutto bello. Ok, allora, Feri, io ti dico la verità. Dimmi. Mi piace. Mi piace, ah, okay. Cioè, ma davvero, mi piace. Però sta crollando tutto? No,
no, no, perché cosa crolla? Non, non deve crollare, ti prego. No, aspetta, qua è così, ecco così. Poi mettiamo il legno qua e qua mettiamo delle foglioline. Perfetto. Allora, secondo me a me piace, cioè devo mettere delle lucine, eh? Adesso metto le lucine, tutto bello, sì. Però a me piace, non sta neanche crollando più niente. Aspetta, qua c'è un buco. Ecco, non sta neanche più crollando niente. Aspetta. Porca miseria, mi devo mozzare la lingua quando dico queste cose, perché se no mi porto sfiga da sola. Allora, il soffitto è un po' basso, effettivamente potremmo... Allora, cerco di alzarlo nei punti in cui si può. Però, cioè, a me piace, dai. Ne sembra... ma è bella, è una casa, proprio casa sull'albero, quindi... Allora, qui devo, ecco, ho capito qual era il problema, qui ci vuole l'ingressino un po' più grande, ecco, perché altrimenti qua non si passa più. Facciamo così, così, questo lo togliamo e mettiamo le foglie qui e mettiamo le scalette così, ecco. Anzi no, per farti più spazio mettiamo le scalette qua, così poi passa, puoi arredare con più tranquillità. Perfetto, ok, allora... Dunque, Fairy. Allora, che stanze mettiamo? Cioè, aspetta, ti faccio fare il giro in modo che puoi vedere cosa, okay, cosa ho fatto con la mia folle idea. Allora, qui c'è la stanza, una bella stanza. Qui c'è un'altra bella stanza. Qui c'è... sbatte la testa. Qui ci sbattiamo la testa. Porca miseria, odio quando... ormai il Lion mi ha messo sta cosa. E qui è l'ingresso, guarda. No, l'ingresso mi piace un sacco. Eh? No, no, è bellissimo. Mamma mia, e poi per nasconderlo, guarda che facciamo. Non si possono allungare, si allungheranno da sole. Si allungano da sole. Sto mettendo le liane in modo che faremo un po'... cioè, sto lianando un po' in giro. Ah, tipo ora, tendine. Esatto, tipo tendine, un po' misterioso, un po' fatesco, un po'... perché oh, non abbiamo... bello. Sarà molto bellissimo. Allora, qui ho messo un po' troppa erba. Allora, intanto che tu ti occupi di un'altra stanzina, sì, tipo possiamo fare il salottino, per esempio. Io stavo pensando di farlo all'entrata, sai, classico. Ok, sì, mi piace, sì, mi piace. Allora, io qui invece semino fiori, perché i fiori sono molto belli. Però io, allora, io sto cercando di non guardare cosa hanno fatto loro, perché da una parte non mi voglio rovinare la sorpresa, ecco, e dall'altra se lo faccio sono sicura che andrei di sopra a dire: oh, cosa avete fatto? Però sono curiosa. Puoi evitare. Eh sì, eh sì, ma che è? Aspetta che vengo. Ma cos'è? Non lo so, sembra la... Allora, sembra la torre di un mago. Lo stavo per dire io, stavo per dire che sembra una di quelle torri di quei maghi, tipo... Esatto, però non è che fa una bella figura, cioè, diciamo... No, allora, no, io non voglio offendere nessuno, perché anche loro hanno diritto alle loro creatività. Però, insomma, quella fa un po'... Un pochino. Sembra uno di quei castelli della tua serie Sbanunata. Brava, brava, ci stavo pensando io, porca miseria. Sembra la torre del mago che abbiamo raidato. Esatto, poverino. Io non volevo sfrattarlo, quel poveraccio, perché, cioè, a me stava simpatico. Però Lion, siccome è un po' guerrafondaio, ha detto: no, dai, abbiamo bisogno di un tetto sopra la testa, quindi buttiamolo fuori. Allora, okay, mi sa che il salotto qua in entrata è infattibile, perché come metti il divano... Se metti questo, non ci sta, cioè occupa un botto di spazio. Allora, o lo metti sto qua, pensando, ma diventi cieco a guardare la TV così. No, in realtà non è una cosa che importa tantissimo. Sì, lo so, cioè, chi se ne frega. Ah, però sai cosa possiamo fare? Guarda, allora, se mettiamo la TV qui... Aspetta, spostati. Mi sposto, aspetta. Andiamo un po' così... Aspetta, tolgo questo. Ok, qui bisogna adattare un pochino. Cioè, noi adattiamo. Adattiamo, ecco. Così? Così dovrebbe andare un pochetto meglio. Mamma mia, non trovo più l'ingresso. Aspetta, eccomi. Ecco. Allora, sì. No, possiamo utilizzare il divano, esatto. Oppure possiamo metterlo più piccolino. E mettiamo... Oddio, guarda che carino questo. Mettiamo questo che è fatto... Dov'è? Eccolo. Che è fatto proprio in tronchi. Che carino. Okay. Lo mettiamo, aspetta, lo mettiamo un po' più avanti, sì, proprio una fila di divani. Okay. E lo mettiamo uno tipo qui e qui. Che dici? Sì, 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 sì. Poi ci mettiamo i bei tappeti, come Ovviamente i bei tappeti. Siccome però è molto scura tutta la situazione, metterei questo tappeto. Sì, anche che è molto più vivace, guarda. Secondo me... No, oddio, aspetta. Il centro magari no. Il centro mettiamo qualcosa di un po' più scuro. Tipo questo.
Ok, sì, riprende le foglie. No, come? Ma riprendeva le foglie, vabbè. Aspetta, facciamo questo, guarda. Ecco, così è meglio. Ok. Ok, ok, perfetto, perfetto. Allora, io finisco di sotto. Ok. Perché avevo in mente di fare un'altra cosina molto carina, che sarà molto curiosona. Allora, voglio fare che ci sono delle cascate. Benissimo, proprio. Perché, cioè, no, si sa che tutti gli alberi hanno le cascate, no? È una cosa assolutamente comune. Quindi volevo fare questa cascatella. Ecco qua. Ploft. Oh, che bello. Secondo me è molto grazioso così. Allora, facciamo un altro buchetto qua. Ne facciamo un altro tipo così, ecco. E mettiamo una cascatella qui. Perfetto. Ecco qua. Ma ci sono le ninfe? Ninfe. Mi sembra. No, si chiama Lilipad. Lilipad, eccolo qua. Porca miseria, non mi viene mai il nome. Ecco. Poi sto, no, sto mettendo dei tipi di lanterne. Poi se non ti piace, sono molto fatate. Sembrano molto fatate. Mi piace tantissimo qualunque cosa tu stia mettendo. Io so già che mi piacerà un sacco. Era quello che volevo mettere. Ok, perfetto. Allora. Cioè, tu lo vedi che funziona questa cosa. Andiamo a prenderli in giro. Sì. Sì, sì. Però. Siamo qui per prendervi in giro. No, noi abbiamo finito. Siamo qui per dirvi che avete un minuto. No, cosa? No, dai, no. Cioè, cosa volete prendere in giro? Abbiamo finito. Ma ora. Dai, avete messo solamente su due blocchi di ferro. Ma dai. Ma dove li vedi? Carbone. Ma allora, carbone ci sarà tua sorella. Questo qui è legno ed è anche bellissimo, ignorante. Prima di tutto. È legno storto, fra le altre cose. Allora, smettiamola di offendere i materiali degli altri. È legno ed è bellissimo. Fail, è molto aggiornati. Bello quel legno. Boomer. Secondo, boomer, Anna, noi abbiamo finito. Quando è che finite voi? Abbiamo quasi finito, promesso. Cosa vi manca dentro? Dobbiamo finire di arredare un attimo una stanzina. Cioè, proprio una cosa da niente. Meno male che eravate venute a chiedere, a prendere in giro. Siete venute a supplicare per un minuto in più. Veramente no. E allora abbiamo finito. No, dai. Ok, benissimo. Allora, sì, finiamo e veniamo. Ciao. Porca miseria. Non sono neanche grinigna. No. Non sono cresciute neanche le liane. Abbiamo un problema. Che problema? Perché ancora mancano due stanze. Non ti preoccupare, allora, io sto facendo la cucina. Stavo per dirti che vogliamo fare la cucina. Sì, la faccio io. Io faccio la cucina, tu ti occupi di quest'altra stanza che sarà il nostro studio. Ok. Ok, allora, dunque. Porca miseria. Allora, no, ce la possiamo fare. Allora, la cucina, faremo una roba così, molto semplice, niente di troppo pretenzioso. Faremo così, con delle foglioline, sarà molto bella. E mi serve la cucina, ovviamente, perché non è che la cucina è così, la cucina. Poi mi serve il frigorifero. Madonna santa, ogni volta mi mettono l'ansia. Ok, il frigorifero. Poi. Se ti serve qualcosa per lo studio, mi raccomando, fammelo sapere. Sto cercando tutti i materiali, stampanti, cose così. Bravissima, tanto i computer sai quali dobbiamo mettere, anche perché alla fine usiamo sempre i soliti colori, perché sono i nostri colori e quindi noi rispettiamo i nostri colori. Qua metto il cassetto perché mi piace molto, ecco così. Ho trovato una fontanella che non c'entra un tuberoso, ma la voglio, quindi la vado a mettere un attimo tipo qui. Sì. All'ingresso la mettiamo, molto utile. Ho lanciato il computer, non si lanciano i computer, Feli, perché i computer sono molto utili. Perché non me li mette, ok. Ma che cavolo di computer allora? Allora, aspetta, dunque, mi serve un tavolo. Un tavolo legnosissimo, proprio di quelli che, mamma mia, lo vedi e dici, mamma mia, è proprio legno quello, è legno legnoso. Allora, questo, eccolo qui, legno legnoso con sedie legnose. E lo mettiamo così. Le sedie e i tappeti. Ok, mettiamo una sedia. L'ho messa storta. Mettiamo così, ecco qua. Non mi mette la stampante. No, la stampante. Aspetta, dunque, un attimo che qua sto. Ok, così dovremmo passare, perché sennò non si passava. Questa lanterna meravigliosa la sposto un attimo, la metto qui, ecco così, perfetto. Poi mettiamo le nostre cose preferite, dunque sushi, che è mio, perché tanto sai che mettiamo sempre le solite cose. E invece dall'altra parte mettiamo la pizza, una bellissima pizza in scatola, perché purtroppo abbiamo solo quella. Pronto? Cosa fate? Dai, abbiamo finito, su, che è su? Quanto manca? Sì, cosa? Abbiamo finito. Non sto sentendo, mi dispiace, c'è un disturbo. Noi non sentiamo niente. Scusa? Abbiamo finito. Dai, su. Abbiamo finito. Dovete uscire. Abbiamo finito, promesso. No, è finito, Feri. Quasi. Dai, aspetta.
Cosa? Che c'è? Cosa c'è? No, no, Alex mi ha passato il lanciamissili. Alex, no. Alex, no. Cosa? Toglilo. Se non finiscono. Toglilo subito, perché ti parte finito, un colpo. Abbiamo finito, promesso. Ti apro in quattro. Carpetta in giro. Aspetta. Dai. Ho finito, promesso, promessissimo, mamma rosa, mia, cioè. Il rosa. Ma è non fa niente il rosa, non serve il rosa. Raga, dovete finire. Uscite. Sì. Un attimo, mi serve un blocco, promesso. È un no. blocco bellissimo che tu dirai. Ah, ne valeva la pena. Puoi dai, uscire. Dai, esci. Sì, sì. Sì, sì, fai riesci, esci, no. esci. Sì, sì. Puoi uscire, vai, esci fuori. Porca fuori. A fare presenza. Dai. Eccomi. Eccoci. No, ma dai, c'è un problema. Stai, silenzio, cos'è il problema? Non si è allungata, ci doveva essere una liana lì e non si è allungata. Vabbè, forse vabbè, si... Aspetta, posso risolvere? Così, così. Vediamo? Ok? No. Si sta allungando? No, non si allunga. No. Ah, allora sì, non so scrivere. Feri, stai zitta e non borbottare. Io ho detto no. Si è allungato. Allora, aspetta, com'è che era così? Così? Non mi ricordo. Così? Sono bravissimo. Sì, 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 perfetto, grazie. Beh, vedi che quando ti, uno è ti bravo, voglio un bene dell'anima, Feri, sei il migliore del mondo. Ma... allora siamo quella vieni Pippo. Qua. Stai zitta, Pippo. Oh, allora aspettiamo, allora iniziamo dalla vostra perché l'ultima volta abbiamo iniziato dalla sì, nostra. Sì, esatto, oggi iniziamo dalla nostra. Dai, allora, innanzitutto vedere. Faccio una panoramica veloce, generale. Veloce, siamo già a mezz'ora, non è che ci possiamo fare. Vedo, allora qui abbiamo un complesso, non sì. è una casa sola, sì, è un complesso abitativo, vedi? Allora, qui ci sono le cascate magiche delle fate, vedi? Possiamo guardare velocemente però perché sì certamente davvero... allora questo sì. è l'ingresso vedi sì, tutto molto, molto fatesco Anna entra, qui però. Okay. abbiamo aspetta il soggiorno entrare. Okay, come riesci a entrare questo è il nostro okay, salottino molto bello, vedi molto fatesco qui sì, abbiamo sì, la cucina con i nostri piatti preferiti che sì. sono ah, sushi e pizza sì, molto sì. bellissimo okay. qui c'è il nostro studio okay. ecco e il nostro ah, studio con bello. I computer e questa è la nostra camera da letto vedi con gli armadi gli abiti e le mutande. Sì, abbiamo sì, tutto bello. E qui viviamo noi che uh-huh. siamo delle fatine degli okay, alberi. Ok, bene, perfetto, andiamo via, basta, basta. Ah! Allora, no, cosa no, 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 ok, c'hai? Mamma mia che paura, pensavo sei che scema? Stavi... pensavo che stavi bucando, tu non hai idea di quanto ci abbiamo messo per non far cadere certo, le foglie. Tre palle con Word Edit, sai che quanto tempo, vabbè, ascolta, adesso c'è il nostro panoramica, è la torre del mago Sturalavandini, sì, esatto. Dai, allora, noi abbiamo fatto commenti sulla vostra, eh? No, ho hai ragione. Forse... Adesso ti faccio i commenti, questo usate lo stesso blocco da quattro volte di seguito, cioè, assurdo, se tu fai questo, lo trovi in tutte le loro costruzioni, Oh, che male! Tutte! Veramente Lucia. L'abbiamo usato solo la scorsa zitta, volta. Ha ragione Alex, lo usate sempre. Allora, adesso continuiamo sulla nostra, nessun commento, grazie. La nostra casa albero è molto bella dall'esterno, ma dall'interno riserva delle docili sorprese. In è buia! Stai zitta, io non la vedo buia, perché ho la luminosità super forte. È molto però, buia. Non è buia. Vabbè, allora Toh, ti regalo luci? Uno di questi. Io non c'ho bisogno delle luci, se vuoi mettere delle luci, ti ecco. metto le luci. Te. Non tocca... Anna. L'hanno toccato. Alex, è la vai, mia firma. Alex, guarda, Anna, Anna. No, no, allora, no, 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 no. Anna, no, io no, te lo no, dico no. adesso e non te lo ripeto più. Se tu tocchi un'altra cosa in casa mia, da ora a sempre, io la casa tua non è che faccio un buco per uscire, ma te la squarto in quattro. No, 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 promesso non tocco più niente. Allora, stavi dicendo che questo è uno studio bellissime le finestre, sì, complimenti. Stai zitta. Una scelta d'autore. Zitta. Scusa. Adesso possiamo salire al piano di sopra e vedere che qui c'è la stanza da letto con i nostri due lettini, tutto a tema molto verde. E al centro dell'albero, siccome noi siamo molto scientifici, abbiamo messo la fotosintesi clorofilliana. Che bello! Bra- Alex, di fotosintesi clorofilliana. Fotosintesi clorofilliana. E vabbè. Bene, è quella bravo! Lì. Andiamo, Anna, stai zitta te perché guarda che la tua casa sta a rischio oggi, eh. Sta a rischio, prendo un accendino, ti faccio un fuoco. Bellissimo. Porca miseria. Con... arriva Alex, Greta Thunberg là, qui. Mi mena. Ah, uscite, Greta, maledetti! Non ci riesci a scendere! Allora, casa tua è un dedalo di schifezza. Questa qui è una casa normale, c'è la scala e si scende e si esce. Almeno si sa navigare bene. Ma dai, ma cosa si sa navigare? Cos'è un capitano, eh? Una nave? Scema. Un capitano. Allora, proprio... scema. Dunque, mi raccomando, votate la casa più bella tra che casa questa, complesso ovviamente. Abitativo alberoso e casa Stura Lavandini al... Ma stai zitta, stai ancora che parli. Ancora no, che parli. No, 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 sono te tutte e due bellissime. Sì, mi raccomando, buco, votate basta. Con sincerità. No. Ah, che aperto. Guarda che bello. Che solarium facciamo. L'apriamo ben bene. No. Stuzzichi, stuzzichi, alla fine uno perde la pazienza.
te la squarto sta casaccia. È inutile che piangi, non mi impietosisco mica. Hai iniziato tu. Eh sì. Dai, sia giusta, Anna, non esageriamo. Ti è bella come prima. Grazie. Ah, lei ha ammesso che è bella, quindi. No, è, appunto, come prima, cioè fa schifo.